Mi allora, bene, innanzitutto hai già rotto la cosa chiamandolo. Questa live fatevela da soli, allora. No, è andato via. È scappato via Lanna e Barbera. Hai visto Deadpool e Wolverine? Ma secondo voi io mi piego alla mediocrità? No, ragazzi, ovviamente io non guardo film. Certo. Lui non guarda nessuna forma lo di intrattenimento. Lo faccio come lotta sociale. Poldo, ma quanto Poldo sei guarda forte, solo i suoi video. Ma quanto sei forte, Poldo, che non ti guardi i film, le cose da norme. No, sei fortissimo, fra, ma quanto sei alternativo. Guardo solo le serie TV con episodi di meno di 40 minuti. Ma sono sicuro che a scuola ti sei trovato benissimo, che nessuno ti ha mai alzato le mani. Esatto. Allora, raga, il nome della sessione è Poldo. La password... Ve la potete immaginare o bisogna se è la solita Dani la so. Non la sa, dai, cambiamola perché poi la vero? Come ti chiami, Poldo? Dove la scrivo? Ve la scrivo su WhatsApp. Ma non c'è. Ma scrivigliela, scrivigliela solo. Basta. Scrivila a Dani e basta. No, dai, che la indovinano, è troppo facile. Beh, ma no, ma non la sanno, ma è ovvio che non la sanno. Chat, voi non la indovinereste mai la password. Chat, scrivete la password, se è giusta vi dico di sì. Chat, provateci. L'ultimo film di Poldo è quello di Mario assieme a Sedia. Il prossimo è quello di Skibidi Toilet. Sempre... Allora, sì, Dani, non è andato mai più al cinema, Poldo, dopo aver visto il film di Mario con me. Vi ho mandato la password. Era questa la password. Aspettate un attimo. Open Chain, sì. Beginner mod o normal mod? Beginner mod. Beginner, sì, perché beginner. Siamo stupidi. Noi siamo dei beginner. Ma perché non riesco a trovare? Perché non... Comunque, perché tra le password, che hanno, la scritto... tra le password che hanno scritto da Poldo, l'hanno beccata in tre. Sì, veramente? Esatto, assurdo. Sì. Assurdo. Sì, esatto. Oh. Adesso ma potete se io metto private la trovo? Devo mettere fresh, ma che stupida cosa. La lobby si chiama Poldo, la password ve l'ho mandata è privata? Ma è ma non è la solita password, mannaggia te, guarda certe volte. No, ma io non ti trovo. Allora ragazzi, però, io non lo so come funziona. T'ho trovato. Ma me l'hai scritta su WhatsApp? Sì, te l'ho scritta su WhatsApp. Stavo per dirla ad alta voce dicendo "Ma che cazzo mi scrivi?". Che poi tra parentesi, ragazzi, ci sono 4 posti, siamo in 4, non possono entrare in partita neanche volendo. Allora la password, ragazzi, è celiaco. No, dai, ma ancora devo entrare gli altri, brutto coglione. Ma sei coglione. Se qualcuno riesce ad entrare velocemente, al mio rispetto. Ma chi sono tu, quindi in caso non giochi tu. Ah, ok, no, perfetto. Sei entrato. Sarebbe Leo stato una femmina. Oh, ragazzi, non è più una femmina. Leo è un uomo, Leo è una femmina. Io sono Taylor Swift. Posso essere io Taylor Swift? Va bene. Perché hai per caso fatto di recente un video morboso sull'argomento? No, mai, morboso mai. Comunque ragazzi, sprezzante la traduzione italiano con dimettersi per leave. Oddio, è vero. Io ce l'ho in inglese. Ok, cos'è che c'è scritto leave? Clicco no, giocare. Quit. Ok, da noi c'è dimettersi. Guardate ragazzi, siamo legati insieme con allora, un sacco di amici. Soluzione, ma è vero, così, ma siamo proprio ma... chained together. Ma io allora sono legato ad Lars e a... Sedia. Che schifo, ma infatti, fammi andare io fortunatamente via. Sono lontano, quindi non sento la puzza. Ma dai, ma solo io sono legato a Sedia, allora, ma perché? Allora, potete aspettare un secondo per piacere. Perché resolution scale non è giusta? Oh, aspettate, ma in effetti abbiamo Sedia incatenato, così possiamo costringerlo a non andare a dormire alle 10 di sera e continuare la serata con noi, Sium. Io non vado a dormire così presto. Sedia, sei un incapace. 10 e un quarto. Portiamo via Sedia? Ok. Allora, gamma, un attimo solo. Sto aggiustando la cosa per la chat. Salva, save settings. Allora, ragazzi, innanzi chat, ma lo vedete bene? Ok, lo vedete bene, perfetto. Quindi mi lagga solo a me, non posso spingere questa cosa. No, chat, pull significa tirare, brutto incapace nel parlare la lingua inglese. Quindi sono solo io che vedo il gioco completamente scattoso. Cosa ne pensate delle lingue? Cioè, vi piacciono? Secondo me ne basta una, non servono tutte. No, a me non sembra che laghi, chat. A me non sembra, ditemi che non lagga. Schidiscio. Come funziona? Smettila, allora, Leo, noi siamo qua. Sedia, la vedi la tua catena? La vedi la tua catena? La vedo. Ora la tocco, guarda, ora ti tocco la catena, guarda. Dov'è che? Perché non posso toccare più la catena? Non posso più toccare la catena di Sedia. Prova ma di sei un incapace. Ma prima potevo toccarla. Come io funziona? Mi faccio trascinare le allora con space si salta. I miei amici mi trascinano. Ma è iniziato, cose. Ragazzi, è iniziata la challenge. Ragazzi, è iniziata la challenge, dobbiamo andare. Andiamo! Dove dobbiamo andiamo andare? Ragazzi, io non vado proprio da nessuna parte se non mi spiegate come funziona questo gioco. Allora, se volete, io prendo il posto di capitano della nostra squadra. Solo se ti possiamo chiamare Capitan Ventosa.
No, dai, che palle, proprio così. Uffa. Ragazzi, chat, chat, accetto Capitan Findus. Chi è? Andata. Quello dei bastoncini. Oh, Cristo santo, che cazzarola è stato? Una pietra. Ciao ragazzi, sono Capitan Findus. Vi piacciono i bastoncini? Certo che no, costano 12 euro, non ve li mangio. Porca troia, anch'io ho smesso di farmeli piacere. Poi le sottomarche non sono così buone, sono troppo dure le sottomarche. Va bene, dite, ragazzi. Le sottomarche sì, restano congelate all'interno. Ragazzi, non ci sta pagando nessuno per... Sei un incapace, muoviti. Paolo, io dicevo che visto che sono Lego Pantern e prenderò molto in considerazione prenderò molto in considerazione la parte Pantern e oggi sarò solo un furry che risponde a buonasera Laffer e Wow. Io ti caccio fuori dalla live e piuttosto no, a me piace, a me piace, continua Leo. Ti piace Leo, Leo, posso tentare un approccio? Leo, posso ragazzi, questa cosa è incapace, sì? Nian. Leo, posso provare un approccio? Sì, ok. Vai. Ciao, Uwu. Sei molto, molto grintoso. Ma per me tu sei perfect. Sei o un avian o uno scaly? Posso essere io uno scaly? Un Ichan. Ragazzi, onestamente mi avete fatto venire voglia di dire la N-word dopo questo. No. Veramente davvero poco divertente. No, non era Nickelback. No, Sedia. Ha già perso. Tiratemi su, lo tiro su io. Sì, un incapace. Molto, ma stai... No, basta! Sedia! Era Sedia! È colpa di Leo, si è buttato. Ma cosa hai tirato su tu? Ragazzi, qualcuno può tirarmi su? Posso tirarmi su da solo? Che state facendo là sotto? Tiraci su! Di Underworld, ma non ci sono andato. Posso tiraci su! Ma che stai facendo là sotto? Vedete, avete fatto risalire la depressione alla mia chat adesso che avete detto quella cosa con i furries. Vabbè, cazzo, tu continui a dire skippy di toilet. A loro sono abituati. Dai, forza, a skippy. Andiamo, ragazzi. Andiamo, ragazzi! No, sedia! Ragazzi, cosa c'è? Andiamo. Forza, dai, che io no, ragazzi, siete imbecilli, no, però, no, eh. No. Venite su, però, venite su, tirali allora, su. Allora, io ho visto un po' di gameplay di questo gioco. Ascoltate il vostro capitano, ragazzi. Certo. Ok. Allora, comunque ci mettiamo nella realtà. Ci mettiamo in una fila delineata, il primo davanti, poi il secondo, così e dobbiamo sempre tirare in avanti, perché se uno casca dietro, se tiriamo sempre in avanti, poi lo riusciamo a ciucciare con noi davanti. Ok, ciucciare quelli dietro, va bene. No. Sì, ragazzi, vai. Io ho un problema. Sei un incapace. Ragazzi, io sto ascoltando i vostri comandi. Il personaggio femminile per fare una sorta di gag brutta. Io mi sono messo. Ragazzi, sono nella mia redemption era, per favore. Ok, vai, allora, vai tu per primo. No, sedia per secondo. Leo per sedia. Terzo, io per terzo. Casa, okay, cosa? Vai, sedia, allora, vai. Bordo, facciamo bordo. Però dovete stare al bordo, perché se no io cado. Però vai, l'ordine sedia. Di partenza dobbiamo farlo. Ma non possiamo saltare tutte e tre insieme. Vai, tutte e tre, al tre. Uno, due, tre. Vai. No, ragazzi, tutti, scusatemi. Sedia, tutti. Sedia. Allora, sedia, però dovete dire, sedia, saltiamo col tuo nome in live, se non la smetti. Pronti a saltare tutti, 3, 2, 1. Ma questo è facile, è attaccato. 3, 2, 1. No, 1, 3, 1. Tirate su Medlarz, Ok, l'ho preso. Tu vedi incapaci, siete degli incapaci. Raga, mi stanno chiedendo in chat, secondo voi è meglio Furry o Ugo Caputo? Io penso che la morte cerebrale delle cellule sia la cosa migliore in questo momento. Allora, ragazzi, 3, no! 2. No, non stiamo ma poi è sempre sedia quello sotto, è incredibile. Ma no, ma non cosa. È vero, non è vero, allora, prima era Dlars. Facciamo così, però dobbiamo saltare, cioè appena salta uno, un secondo dopo salta pure l'altro. Dobbiamo essere sincronizzati. Sedia, dato che tu fai problemi, sarai tu il primo. Poldo, poi vai tu, poi vai Leo, poi vado io. Vai Leo, hai saltato. Wow, abbiamo vinto! Bravi a tutti, ragazzi. Abbiamo vinto, che cazzo è quel coso? Andiamo letto. Oddio. Ciao ragazzi, volete investire nelle cripto? Posso guidarvi in un bel trading online? Vattene via. No, basta questi imprenditori su YouTube, per favore. Ragazzi, volete crescere su YouTube da 0 iscritti a 100.000? Venite su da me, vi suggerirò come saturare le vostre copertine del game. Oggi sono così caotico che stavo per dire nome e cognome dell'interessato. Quindi basta. Ah no, non lo dire, per piacere. Non voglio una Bitcoin, ragazzi. Investite in coins. Daniele senza E, vieni!
Io sto solo skateando, cioè senza mi muovo solo senza muovere. In che senso com'è Daniele senza è tipo Daniel? Daniel? No, ragazzi, perché? Sembra di essere perché? Sul calcio in culo. No, stupidi cretini. Siete degli stupidi cretini. Piano, di qua ragazzi, si va, piano. Di qua si va. Allora, ragazzi, devo chiamare Saidonia? No, per favore, Ecco, chi grazie. È uno molto più bravo di noi ai videogames. Chi è? Ci hai fatto una serie insieme. Scusa, dovevo asserire dominanza. È vero, un po' troppo allora, devi fare come i boomer su Facebook, che ogni artista che si parla di un artista... ma chi è, ragazzi? Ma solo io non lo conosco. Allora ragazzi, il prossimo che succede cade... Succede anche su YouTube, non solo su Facebook. Coglione, lo sai ma benissimo chi siamo. Ecco. Chi è l'ultimo della fila? Della scarafa? Puoi andare più avanti, che sennò non riesco a camminare. Chi l'ha inventato questo gioco? Ragazzi, ma chi è che mi sta toccando? Ah, ok. Io. Devi essere secondo, Daniel Crafts. Ragazzi, non vorrei dirlo, ma è fatta. Ci siamo. Wow. Kai Senat ci fa una pippa. Stiamo in ordine, stiamo in ordine. Ragazzi, io ho le malattie, Venere. Allora, saltiamo. Scatola. Sì. Ragazzi, seguitemi, sono io il leader del gruppo. No, ma non sei davanti. Ma sono la davanti. La scatola io. Ha due gambe. Ragazzi, il mio primo emendamento da capitano della squadra è dare le dimissioni da capitano della squadra. Quando sei il capitano. Oh, no! Ragazzi, siete davvero... No! Ancora che la tiro, scusa! Tiro qualche bestemmia! Anche oggi, insaccati a 3,99€, solo da Lidl. No! C'è la mortadella? Kit barbecue a soli 12,99€. Vieni su! Oggi sono riuscito! Ci sono riuscito? Sì, okay. Ragazzi, a posto. Tiralo Poldo, sbalzato via. Tira Poldo, devi farlo tu. Credo sia quella cosa lì, credo che sia quella cosa là. Con lei, con lei. Che mi parla chat, non ridete, testa. Non ridete, è una cosa seria questo gioco. Smettetela di divertirvi. No! Ciao ragazzi, potete tirarmi su, per favore? Perché dovremmo? Solo Daniel. Perché dovremmo? Daniel. Daniel, scusami. Ma guarda con lei, guarda Poldo Premier. Con la E. Ma me ne casco giù se non vengo sopra, perché Poldo mi trascina a fondo. Spostatemi a destra, se no. Poldo mi trascina a fondo dovrebbe essere il mio slogan. Aiuto. Oh, sì. Ok, quanti siamo? Ricominciamo. Scusami, la mia... Fermi, ragazzi, un attimo. Sì. Quindi la mortadella? No, la mortadella non sta in offerta. Oltretutto, la mortadella è uno dei salumi peggiori. Ehi! Senti, non dire scemenze. Allora, ragazzi, non cliccate quel coso giallo. Posso dire almeno altri tre salumi che non allora, sono peggiori raga, del salume. Questo coso non va toccato, quindi occhio. Comunque, okay. Poldo, mi dispiace, hai cappato opinione di merda, skip. Skip? Skip. Skip. Ah, skip. Ha detto skip. Ora ridi di nuovo, sedio. Sedia. Vi siete messi paura? No! Sedia! Non sono stato io. Sedia. Raga! Sedia. Va bene. Sedia. Chat. No, non iniziamo. Il nome di Sedia. Il nome di Sedia inizia con una lettera. Posso dire l'iniziale? No, non la puoi dire l'iniziale. Allora non lo fare più. Ma io non ho fatto nulla. Nathan. Allora, adesso te lo chiedo, perché cioè, non siamo più poverini. Questa tua ilarità, durata 10 secondi, vale la pena di dover rifare tutto il livello? Esatto, io definisco queste qua non tanto, forse uno skillishu mentale, quindi un brain fart. Infatti, Sedia, io e te da quanti anni siamo amici e ci conosciamo? Lo sai che ti voglio bene come un fratello, ma qua veramente un siamo coglione, amici? Sai? Sì. Lo eravate. Oddio. Ha detto la parola con la C, è importante. No, dai ragazzi, speedrun. dai su, tanto l'abbiamo speedrun. Già fatto, lo sappiamo. Sì, già fatto. Chi rimane indietro è coglione. Sedia mi sta portando in basso. Sedia mi sta portando in basso. È ovviamente sempre la sedia a due gambe. 3 2 1 vai. Via. 3 2 1 vai. Questo era così. 3 2 1 vai. 3 2 1 vai. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. A posto. Raga, dai la retina. Anche voi. Ma dove Dio, ragazzi? Oh, comunque complimenti. Cioè, non è... Wow, ragazzi, comunque non sapete neanche giocare ai videogames. Ma zitto, sono il king del gaming.
Non stavo parlando di te, Daniel. Allora, un attimo solo che devo abbassare il volume a Leo. Sì, infatti pure io devo abbassare. No, è finita la catena, è finita, non faccio più. Lo so, ma sei comunque altissimo per quanto mi riguarda. Sono 1,80. Vabbè, ci sta. Che cazzo ride, Daniel? Dì a Sedia che è un imbecille, lo so già. Mi fa ridere perché è super coglione. Ma me lo aspettavo io che dicessi una cosa del genere. Eppure io, però, attuare la vendetta atomica. Sto morendo. Ma fa ridere, Sedia, perché mi sono immaginato con la faccia da coglione mentre lo dice. Con gli occhi da cinese, è vero, ce li ha sempre. Ma sì, no, sì. Sta parlando di Leo, cretino. Ragazzi, un attimo, con la Sedia c'ha gli occhi da cinese. Oh, scusa. Sì, me lo dice sempre, lo stupido. Ride con gli occhi chiusi. Ora so ci perché. Farò caso anch'io. Sì, guardate, sì. Siete dei pessimi amichetti. Ehi, no, se posso dire la verità, un attimo, cosa. Adesso devo abbassare il volume di Daniel Dlarz. Posso dire la verità, io e Poldo siamo fantastici amici. Sedia, sei con te che dobbiamo fare un discorso io e Poldo, perché no, Sedia, no, sedia fermo, io sto fermo, io sto fermo, sto avanzando le cose a cazzo di cane. Ragazzi, ma perché sto giù io adesso? Io ve lo giuro, io ragazzi taglio la catena, lo sacrifico. Non si può tagliare la catena. Allora, Dani, devi tirare su Leo. Scegli la catena e torna. Sono bloccato qua perché c'è il... Ok, vai, bravo. Torna Catalessi. Falli tutti i fessi. Madonna, smettila di cantare canzoni mediocri, di artisti mediocri. Torna Catalessi, torna. Cosa hai detto su Capa UEFA? You say that about Capa UEFA? Non dire male a Caparezza. Chat, non lo ascoltate, per favore. Caparezza è un grande artista. Blanco, devi stare zitto. Com'è Blanco? Blanchito, bebe. Ragazzi, raga, posso dire la verità? Possiamo piano, farlo, non salire su questa palla. La parte della rete. Poldo, ti farò una battuta. Questa battuta non devi rispondere subito, perché è una battuta. Però siamo in cervello veramente brain dead. Quindi, qual è il contrario di Blanco? Non rispondere. La battuta è che tu non puoi rispondere a questa cosa. Va bene, Leo, grazie. Ok, ragazzi, perché aspettate. Possiamo rifare la parte della rete che mi ha divertito un sacco? Ammazza di coglione, dai. No! Vedete, ammazza di coglione. Vedete, ragazzi? 3, 2, 1. Ma perché non potete aspettare? Senza rovinare tutto. Ragazzi, non potete aspettare un attimo, magari. Santa cipollina. Possiamo rifare la parte con la rete? Ma chi è questo che sta saltando sulla parte? Ragazzi, o rifacciamo la parte sulla rete o ve la faccio rifare con la forza. No, Sedia, vai a fare. Provaci, siamo 3v1. Cioè, 3? Comunque, solo io. Cioè, 2, 1, ma perché non... Non date. Sono bloccato sul trampolino. A posto. Ok. Possiamo farlo in modo decente adesso? Arrivo, prendo un... No, non è un villain arc quello di Sedia. Perché i villain di solito hanno più di un neurone. Questo è tipo una modalità, allora, non lo so. Quando ti iniettano un virus letale nel cervello. Allora ce l'abbiamo fatta, incredibile. Rifacciamo la parte con la rete, dai. Ma perché dobbiamo rifarla? No, perché non la faremo. Sedia, ti riporto a forza Mirabilandia se continui così. No, andiamo. 3, 2, 3, 1. 1, vai. Wow. Ok, davanti. Ok, possiamo andare avanti? Tutto avanti, mulino bianco. Minecraft. Vai. Oh, ok. Ha dovuto dire Minecraft, ragazzi. Ci siamo giocati la carta di Minecraft. Scusate, non l'ho capita. Che problema c'è? Era la carta segreta, non potevamo dirlo. Non dovevo dire Minecraft perché no. Oh, schimini. Possiamo rifare? È paperissima. Ragazzi, attenti un attimo. Questa qua è la zona della mappa. Questa qui è una zona della mappa chiamata The Bone Maze. Quindi state attenti. Comunque, manca la parte finale di paperissima. Perché dopo che i quattro ragazzi ci facciamo male, più che una caduta di stile, è stata una caduta e basta. Ma adesso pubblicità ogni giorno. Io con quattro costole incrinate e un femore distrutto a metà. Vero. Tutto narrato da Gerry Scotti. Come si fa? Ragazzi, prendiamo la strada a destra.
Perché? Sì. Perché la testa. No. Perché è la più affidabile in questo momento. Oddio, ma ho peggiorato domanda, le cose. Se noi cadiamo e ricominciamo, ricominciamo dalla destra? Non lo so. Questa sì. È una bella domanda. Allora, piano piano. Devi stare un po'. No, siete stupidi cretini. Tirateci su. Wow. Io mi sto attaccando nelle mutande dall'inizio del video. C'ho il buco del culo che è diventato praticamente. È una live. Chi c'ha il video si deve iscrivere al canale. Ah, ok. Iscrivetevi al mio canale, sono il King del Gaming. No, piuttosto che iscrivervi al canale di Dani, fate la sub al canale di Sedia. Shots fired. Ma una cosa si paga e l'altra no. Dici? Gli ho detto anche. Ma di che dirlo. Cazzo di problemi hai? Nel mondo c'è un genocidio e tu chiedi alla gente di fare la sub al tuo canale. Dobbiamo andare a sinistra. È finita, ragazzi. Eh sì, no, non c'è niente. Devo notare che solo quello non andava bene, cioè l'iscrizione sì. Quello, beh, sì. Ragazzi, allora dove dobbiamo andarlo? Perché però te l'ho detto, questo è il bone mail. No, dall'altra. Smettila di dirlo con 70 euro. The bone maze. Ragazzi, fermi. Però ma lo sanno tutti che questa parte è la più difficile del gioco. Come si chiama, hai detto? The Bone Maze. C'ha pure l'articolo davanti. The Bone Maze. Yeah, the Bone Raga, Maze. L'ho capita perché è un labirinto di ossa. Sedia, di a Poldo che ci sono i checkpoint. Ci sono i checkpoint, Poldo. Come si fa? Scusa, non ho sento persone che ragazzi, non hanno l'abbonamento al mio canale. Io ce l'ho l'abbonamento, cretino. Ma non me l'hai detto tu, me l'ha detto una persona terza. Ah, The Bone Maze. Io ho smesso ragazzi, di fare l'abbonamento da siano... quando Briar non me lo regala più. Ah, perché bone significa ossa. Sì, ossa. Dani, Maze. Così, su due piedi, opinione su OnlyFans. No. Cosa hai detto? 3, 2, 1, Dragon Ball. Wow, prendi, no ragazzi, Dani, vai Dani. Avete visto come io non ci ho creduto e mi sono ritirato. Vai Dani. Siete troppo pesanti. Ma sei fortissimo. Sei chi? Sopra il coso. Non è niente quel coso, non è nulla. Vabbè, però ci abbiamo una bella vista. No, ragazzi, dobbiamo rifare, mi sa. No, mi sa che non la dobbiamo rifare. Chat, la dobbiamo rifare. Ah, ecco cosa sono i checkpoint. Oh mio Dio, dobbiamo grazie. Rifare da questo punto. Come si chiama? Ma sarebbe stato più facile giocare ai videogames. Posso, se posso videogames dire, Poldo, come sì? Si chiama la destra, questo? La destra. Sì, ragazzi, questa è una delle parti più celebri del gioco. Come si chiama? Si chiama The Bone Maze. Puoi rimettere il checkpoint. Anzi, se posso, The Bone Maze è parte di una grande area di mini, cioè di percorsi chiamata The Bone Zone. Una grande area, tra l'altro. Ma domanda, Aurea, è all'interno del The Bone World? No, Sedia sta morendo. The Bone Maze. The Bone Zone. No. Oddio, ma ero su, perché sono giù adesso? Ero fermo. No, the bone zone. Seggiola. We fall from the bone zone. Ok, ci siamo. Vai, uscire dalla bone zone. Devi essere secondo, vai. Stiamo in ordine. Oddio. Va mio. Bene, raga, non dirò più. Oddio. Dai, andiamo, ma dirò su via. No, aspetta, Poldo. Ma perché sei di Fermus? Perché tu ci hai tagliato a metà e ci ha buttato giù tutti. Devi aspettare gli altri. Andiamo, ragazzi, andiamo lenti. Lo sapevate lenti. Che la Bone Maze era una delle aree più difficili. La stiamo sottovalutando. Però vi avevo avvisato sin dagli antipodi. Sto piangendo, ce l'ho mai. Ho pensato che l'ha ridetto, ha detto The Bone Maze, l'area più pura del... Domanda, Poldo, ma... Sei del Bonzone, me la... Io vi avevo avvisato dagli antichi. Aspetta, Poldo, andare avanti, il Sedia sta avendo una sincope. Sì, sono fermo. Oddio, aspettate. Aiuto, sto male, raga. Oh, non ho mai
Ve lo giuro, domanda, ragazzi, mi manca il fiato. Questo effetto che assedia, Poldo, questo effetto che assedia è un effetto dovuto alla zona? Cioè ha un nome in particolare? Non lo ridire, no, sto bevendo, basta, sto basta. Bevendo. Va bene così, va bene così. Ok. Sedia, è stato bello ridere, ma adesso è il momento di tornare seri. Sì. Dobbiamo ho sudato. Tutto. Dobbiamo assolutamente uscire dalla bone zone. Come dice la canzone, Bounty's Way. Andiamo. Sì. Il mio gelato preferito, il Bounty. La mia canzone preferita, Back to the Bone. Fuggiamo dalla polizia come Bone e Clyde. Il mio youtuber preferito, Roberto Bone Anno. No. Dai, sali. No. Lars. Una battuta, ne avete dovute dire altri 15. Non mi fa salire. Oddio, sono tutto cretino, mi avete fatto male. Ah, grazie Blur per la fab regalata. Ti ringrazio. Non so per quale motivo, però grazie. Ma chi è Blur? Vai. ma basta, lo sai benissimo. L'hai fatto per assalire dominanza. Lo sanno tutti che vali un'unghia di lui. Ma basta. Chi è Blur? Ma chi è quello vero? Ma smettila. Ma sei caduto nella trappola del re. Troppo tardi per te. Il vero tu ne il sai King. Una in più del diavolo. Smettetela con i giochi di parole. Smettetela. Ok, cretini. Basta, ragazzi, non so se lo rammentate, ma siamo qui da più di 5 minuti. Rammentate, ma chi sei, mio nonno? Parlo come Gandalf. Dite, ma è un po' amici, fermo. Ok. Dite amici, entrate. Come si dice amici in elfico? Bonson. Ma no, non lo pronuncio, non pronunciare quella parola. Io adesso ci pensavo su Spider-Man, c'è cioè quello lì che si chiama Bonson. Sega Ossa. Ah, sì. Che è interpretato da Macho Man Randy Savage della BBE. Oh. Ha detto Macho Man. Ah, oddio, è vero, si chiamava Bonzo. È vero. Sega ossa. Ok, stiamo per uscire dalla zona dei Bon. È finita, ragazzi. Vai, no, 3-2-1. Oh, adesso cantiamo Living on a Prayer per festeggiare. Quella canzone di Bon Jovi, comunque. Di Bon Jovi. No, dai, se cadi di nuovo qua. No, okay. Ce lo sai del problema. Ce l'ho fatto. Bon Jovi. Oddio. Aspetta, Paolo, tutti insieme. Io non ce la faccio. Basta. È finita. Non terminiamo. Ragazzi, questo gioco l'hanno come fatto direi tutti in dialetto. Bon, basta. Allora, vabbè, ecco, questa è stata la fine. Ufficialmente finita questa battuta di Leo. 3, 2, Tiziano Ferro. No! Dovete No, dovevate semplicemente rimanere sul cretini. No, bisogna andare di lato. Ma no, rimani sul blocco di lato. Ma no, esatto. Dobbiamo andare su sopra le scale, cretino. Saltate. Ok. A posto. Bravi ragazze. Vedi, una volta uscito da quella parte. Guardate come si arrampica questo gruppo di amici. Questa non è una scala Pioli, però. Non lo dire. Mi sembrano dei Pioli. Aspetta, cosa sono i Pioli? Ragazzi, non possiamo ridere per Pioli, per piacere. Cioè, abbiamo una certa età, per favore. Pioli, perché sembra Pinoli che mi fa ridere. A proposito, cosa in quanto caso costano i Pinoli? Non ho capito qual era la spiegazione. Attenzione, ci sono. Sedia è morto. No, ecco. Ma perché sempre Sedia è il colpevole? No, dobbiamo rifare la bonzo. No, non la rifacciamo la bonzo, ragazzi. C'è checkpoint. Non la voglio più vedere quell'aria. Ah, dai, ok. Nella casetta. Ma come, perché avete detto c'è la checkpoint e non avete detto c'è il checkpoint? Ma perché state andando backwards? Non potete. Attenti. Ma perché devi dire backwards? Parla in italiano, di fronte. Allora, fermiamoci qua. No, Poldo, scendi. Scusami, che qua è colpa mia, lo comprendo. Ok, fermiamoci qua, tutti qua. Senti che suono fa quando va. Niente. Allora, ci vediamo tutti e quattro lì e aspettiamo prima di andare. Potete tirarmi su prima di... Su. Sedia! Aspettiamo prima di andare! Anche perché mancavo io, vai. Ma cosa dobbiamo aspettare? Questo qua, fermati! Giù!
Dove? Qua? Ox qua? Ma porca no, ragazzi. Sedia sto per attuare la vendetta atomica su di te. No, 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 la vendetta atomica no, fra. Sedia, scendi! Ma dovevamo andare, cretini! No, non ci passiamo tutti e quattro qualcosa sempre, se non andiamo assieme! Io giù! Qua, fermo! Aspettiamo tutti qui e poi andiamo su! Sedia, ma chi ti mi ha fatto facendo arrabbiare così tanto che schipperò la vendetta atomica e passerò la vendetta globale se non la smetti. Madonna, ragazzi, vi prego. Sedia, Cristo! Ma non sono io, è Leo! Ok, che vai, andiamo. No, no, fermi qua. Sali anche te, Dallas, sali. Vai, via, eppure, veloce. Eppure questa zona Pioli sembrava facile. Ma Pioli, smetti di dire Pioli! Ma dovevo essere tutto qua. Adesso di chi è la colpa? Qua, fermi tutti qua. Vieni qua, aspetta, Leopoldo, sedia, aspettate Dani! Ah, non avevo... Mi sono perso Zio Carafo. Oh, okay, 3, 2, vai. Zio Carafo sembra il nome di un saggio. No! Questa è la colpa. Questa è la colpa di Zio Carafo, però, Ma ci ha presi tutti insieme. Io non so di che state parlando. Devo aumentare il volume del TTS. Fermi. Ah, è dall'altro lato, non l'avevo visto. Scusate, mi stavo grattando le cervella. Questo fermi. È il Piolo Massimo. Vai. Zio Carafo, vai. Da oggi si chiama così. Okay. Ma perché veniamo sempre i colpiti? No, aspetta, Dani. No, Dani. Allora, ragazzi, questa volta fermi. Io devo dire la verità. Fermi. Vai, andate, ci passate attraverso. Dani, non forza, puoi passare attraverso. Forza. Ehi, bravi. Ok, sono poi fermi, fermi. Mara, che è già la seconda aspetta, volta. Aspetta. Vai. Su. Io Dani siamo dalla parte sbagliata. Oldo non mi risponde. Quando l'hai incontrato, Paolo Bone Hollis? Basta, avevamo chiesto di smetterla. Però questo con è molto divertente. Con questo atteggiamento. Oh, ci sono? Sì, sì, ci stiamo portando su noi. Ci sono. Non ridere, grazie, ragazzi. Ma quanto tardi ci sei arrivato, Bogdan? Cosa c'è qua dentro? Ah, riposino? Recupera questo è il famoso attiguatorino di 800 euro. Dani, puoi diventare Sabaku e analizzarmi questa stanza? Ma certamente, mio cavolo. No, ragazzi, non c'ho 3 ore e mezza. Dai, che sono le 21:15. Andiamo. Okay, scusa. Lo faccio rapidamente, come se fosse uno shot. Ah, allora, bene, questo dai. Però è Sabaku un po' come me lo immagino io. Il mio Sabaku ideale. Allora, sbavata. Ma Sabaku non fuma. Non fuma. È idealistico, avete ragione, è idealistico. Allora, tira una grande svapata e Sabaku, quindi lui fumerà tipo tabacco alla vaniglia, che sofisticato, no? Ragazzi, questa stanza è singolare, sembra un capanno costruito in fretta e furia con legno, corde. C'è un piccolo giacilio qui che sembra quasi un letto di incarcerato, sostenuto da queste due corde con questo piatto che non si capisce se sia un vassoio del cibo. Le condizioni lasciano a desiderare, mi fa immaginare che ci sia una sorta di personaggio che è stato prigioniero da qualche parte prima o poi nella lore di questo prodotto. Perché mi sta sussurrando nell'orecchio? Andiamo, basta. Ah, è finita. Avevo appena messo la canzone del... Lei ha aggiunto degli slur razzisti. Ma no, è perché è uno shot di qualcuno che ricarica no. E l'ha tagliato male. Ah, l'ha ricaricato male un freebooter su TikTok. Sì, okay. E poi c'era Cat Cat alla fine. Mettete il suono di Cat Cat. TikTok. Non so qual è. Ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo, non ricordo qual è. Ce l'abbiamo. Vai. Vai. Vabbè, lo potete mettere. Ho sbagliato. Vabbè, editor, poi tu a me mettimelo. Poi tu a me mettimi il suono quando era il momento giusto. Quando sapete che ragazzi, penso che abbiamo perso il tempo comico. Sì. Minchia, non è che abbiamo perso. Un bel po', eh. Allora, ragazzi, calmi. Qua facciamo un 3-2-1. 3-2-1, vai. Porco Dio. Salvi. No, non siamo salvi. Penso salvi. Salvi, tu mi vedi stupido per tutto ciò che pubblico, sapessi che non sei l'unico, persino io mi giudico. Ok, dai, su, vieni su! Su! No, sedi, dimmi! Vedi, però è stata un'ottima idea la mia. È scappato un bestemmione, chat, cosa dite? Non è vero. Ma non è scappato. Sì, io l'ho sentito. Perché? Oddio, me lo stanno dicendo anche in chat, che cosa hai detto? Potrebbe essermi scappato. Appena tipo siamo saltati, scusa. Raga, appena siamo saltati sull'altalena che abbiamo missato tutti, ho sentito... Porco. Ragazzi, non ascoltatelo, è davvero una pessima influenza. Sono un villano, scusate, sì. Un balordo, se posso.
Da oggi ti chiamerai Giuseppe, come tutti coloro che si comportano male. Da che parte andiamo? Ah, Giuseppe la lumaca. Sempre detto, sempre... Giuseppe la lumaca. Ma sai che una volta... Giuseppe la lumaca. Una volta... Da che parte andiamo? Oh, ma dobbiamo saltare, i pioli, dobbiamo saltare i pioli. Raga, ma avete visto dei pioli? No. Ma avete visto che cazzo ci sta là sotto? Saltate i pioli, saltate il piolo. L'ho detto sette volte, saltare i pioli. Ma quello scheletrone si sta toccando il pisello. E raga, è mezz'ora che ve lo dico, porca troia. Potete mettere il checkpoint? Leo, no. Ma di che stavate parlando prima del Giuseppe la lumaca? Chi è? Mio amico. Comunque, Leo, è perché hai detto pioli, quelli non erano dei pioli. Hai ragione, scusami. Cosa sono? Dei lembi. Ok. Smettetela di tirare termini a caso, per piacere. Giù. Sono caduta. Mi prendete? Allora, vabbè, dai, dove poteva essere il nome di sedia o una bestemmia. Guarda, guardate, ragazzi, casi... ero in una scarpata. Scarpata? In una gola. No, ero in un dirupo, sì. Quelle robe lì di pietra. Puoi tirarmi su, grazie. Sì. Allora aspettatemi un secondo. Certamente sono tutto sudato. Altro. Allora, ecco qua. Muoviti. Allora, le vedete quei pezzi di legno in orizzontale sorretti dal nulla? Ciao, fate la clip alla mia battuta che state ignorando. Sono dei pioli? Almeno voi l'avete capita? Io non l'ho capito. No, nemmeno la chat ha riso. Pronti? Raga, ma questo è tipo Takeshi Castle. Pronti a saltarli? Salta il lembo. Salta il lembo, l'ultimo. A posto. Ragazzi, scusatemi. L'ho ignorata, scusa. Ah, ok. Se poi la ripeto, Non la chat sta facendo Paolo Bonolis. Mi ha appena detto non cincischiate. Non fa ridere quella. Ma in a generale me fa ridere. Mi fa ridere Paolo Bonolis. Ok. Cosa? Come l'hai chiamato? Detto male Paolo Bonolis. Ragazzi, ma perché vi siete dimenati? smettila di usare dei termini casuali. Ma non era casuale, eravamo sul barile e vi siete dimenati. Hai detto questo, barile. E proprio per questo siamo caduti. Cioè, non si può dire più un cazzo, sai che c'è un brain rot. Se tu conosci tre parole non è colpa mia. Ma si dice Sedia, per colpa tua non possiamo usare termini ormai in disuso. Ma si dice cosa di legno, non barile. No, pensavo che ridessi su... Cosa volevi che lo chiamavo? Tu? In disuso! Te l'ho dovuto pure spiegare, capito? Senti, cioè, devi capire... Mi sono distratto. Andiamo di qua. Bene. Ragazzi, c'è un'altra stanza... Ah, bravo! Ah, di là. Hai di là c'è un'altra stanza. Hai trovato un passaggio gaming. Segreto. Ragazzi, sono io sono saltato... Sono salito sul barile. Zitto, sali! Ciao, Broderano, grazie per i 100 bit. Prova con la droga. Ragazzi, zitti, seguitemi e odiate League of Legends. Ehi, io non odio League of Legends. Cioè, attenti, allora vedete quel cos'è? Laser? Cos'è? Ragazzi, Carafa, siamo in uno stato rovinoso. Scusa se ho usato il tuo diminutivo e il tuo cognome insieme. Andiamo? No, ma infatti poi devo andare. Ma porca troia, guarda, io non ho fatto nulla. No, Leo, non puoi fare questa cosa. Eri tu dietro, Leo, non puoi fare questa cosa. Ha toccato te che eri dietro. E adesso tocco io dietro te. No! Che cosa hai detto? Scusa! Ciao, è venuta male. È uscita un po' male, lo ammetto. Dani? Sì. Ragazzi, adesso possiamo. Dato che abbiamo fatto i cretini fino a quest'ora, facciamo la prossima sezione qui? In silenzio. Ah, ok. Dai. Tryharding? Montaggione musicale con tryharding? Sì. Destra. 3-2-1, però silenzio, vai. 3-2-1, vai. Silenzio. No. Ok, ora? Silenzio. Shh. Ci siamo? Silenzio. Via. Okay. Come facciamo questa parte? C'è scritto il tip. Ma tutti insieme lo dobbiamo fare? No, penso che può farlo solo Poldo. Ok, vai Poldo. Cosa devo fare? Saltare su quello. Due volte spazio. Poi ci devi trascinare. Su quello. Non me lo fa fare. Perché non c'è. Aspetta un attimo. È andato via, ragazzi. Sì, eccolo, ora. Vai. Ok, vai. Non ci trascini e basta. Sì. Posto. Bravi, okay, ragazzi. Posto. Va bene. Questa parte qui con le battute sarebbe stata bellissima. Ovviamente, editor, quando prima ho detto montaggio musicale, me lo aspetto che poi tu lo faccia. Quindi. Scusate. Ok. Mm-hmm.
Da 100 anni Trenitalia offre servizi. Scusate, non ho resistito. Sì, scendere, ragazzi, sta... scendere. No, aspetta, va ora, altrove, ora. O si ferma qua? C'è il veicolo, posso guidarlo, vi prego. Cos'è? Ma è una macchina agricola. Godo. Però non fate. Oddio. Non fate. Sta guidando sedia, ragazzi. Cazzo, sta guidando sedia. Come dire caotico? Sì, ha detto caotico. Gli Ethereum. Ha appena detto come dire caotico. Ok. Vabbè, ragazzi, a quanto pare non vi interessa una bella villa con il climatizzatore acceso 24h. A Dubai. Ecco. Puoi commentarmi questa cosa, Dani, come se fosse un match di Rocket League? Questo è il motivo per cui in Sicilia non pagano il casello, perché le strade sono in queste condizioni. Non esce, la palla se ne va. Gol. Hai sbagliato bussata. Strada, mi sa. No. Sei caduto. Stavo facendo basso. La manovra. Sei caduto in basso, sedia. Sì. Oh, raga, ma sembra che stiamo giocando a Final Fantasy 15. Ah. No, lì non guidi la macchina, lì va da sola. Ragazzi, c'è un fedele qua. Ragazzi, super belloci. Fedez. C'è un fedele, attenti, ecco, vedi? Attento ai sassi. Sium. Scusatemi la battuta di Dani, posso usarla? Minchia, non prenderò mai più un Uber qui a Milano. Sì, dai, però mi l'hai detto quattro volte. Tu la puoi usare, ma sono 25 euro a volta, quindi mi devi dare 100. Sedia, puoi parlarmi? Sedia, stai facendo schifo. In questo momento sei un tassista, Sedia. Parlami di come Uber ti sta rubando il lavoro. No, perché io non riesco più a fare il nero da quando c'è... A posto. Non ho capito, perché non dai più passaggi ai neri? Non faccio più il nero, cretino. Ah, dove dobbiamo andare? Ragazzi, che dobbiamo fare? Ma ragazzi, ve lo spiego io. Questa è la fiaccola. Ah, arriva il cubo. È il cubo di Fortnite. Arriva la fiaccola. Oh, ragazzi, eccoci l'evento della season 45. Ecco, 3, 2, 1, vai. Ah, ma si saltava sopra. Ok. Ah, ok, io sono a posto io. Ok, salta. È perché fa una rotazione. Per questo. Casuale ogni volta, sì. No, però ragazzi, fate schifo. È che non abbiamo resistito al moto perpetuo. Allora, chat, che è pleonasticare, scusami. Che vuol dire? Boh. Merda, ma ogni volta dobbiamo... Ragazzi, potete dirmi altre parole strane? Non bibidi, altre parole strane. È tipo King Kong fatto di lava, quel coso là sotto? No, è l'avion del popolo del vulcano. Ma perché sei saltato subito, X? Perché io sono un early bird. Ma perché hai messo una lettera alla fine della parola? Chi sei? Dario Moncia? Dario Moncia. Ok, vai. Bravi ragazzi. Finché siamo in due salvi va bene. Su così. Vai. Ci sono io ragazzi, vi ho salvato. Mamma mia. Posso fermarmi un attimo per dire: bravi, siete i miei campioni, ottimo lavoro di squadra. Io te lo giuro, Podo, quando tu ci salvi le partite così, quasi ti scuso dell'evasione fiscale. No, ragazzi, non cominciamo a scherzare sull'evasione fiscale, che per Poldo è un problema serio, dai. No, ragazzi, smettetelo, non è vero. Io, Sedia, voglio essere motivato solo come faceva il coach dei Wildcats in High School Musical. Tipo, cioè? Wildcats, concentrazione! Troy, tu sei il playmaker, non puoi perdere parolacce. Tempo. Non puoi perdere tempo a cantare con Gabriella Montez, che si è appena trasferita nella tua scuola. Gabriella Montez! Ragazzi, piano. Tutti di qua. Bravi, ragazzi, chi è Gabriella Montez? Me lo potete dire in chat? La fidanzata di Zac Efron in High School Musical. No, lo sa, stavo cercando di interagire con la mia chat. Sedia è come il protagonista di High School Musical quando si specchia nel lago e vede se stesso. Quando canta. Cazzo doveva vedere? Che cazzo doveva vedere? No, ma sai perché? No, aspetta Dani. Adesso qua. No, ho detto sei aspetta Dani. Cerca High School Musical. No, ma sai perché sei? È una scena meme che lui viene reputato patetico in quella scena, quindi sì, esatto. Tutto è patetico. Ragazzi, ora uno solo perché fa un po' di introspezione non può, Ok. Però sì.
Allora, hai fatto se posso... un'introspezione, chi sei? Un poketuber in, allora... in pensione? Vabbè, ma quella è retrospettiva, coglione. Ah, scusa, ho sbagliato. Tiraci su, tira. Ok, a posto. Introspezione, poi. 3, 2, 1, ti immagini introspezione, sono 40 minuti di te che guardi allo specchio. Daniel non ha fatto un singolo salto, l'abbiamo tirato su per tutta sta colonna. Grazie, ragazzi. Oh, ragazzi, guardate cosa c'è qua sopra. È di qua. Un'altra fiaccola. Pazzesco il mondo. Ah, ma perché oh no, parkour, Minecraft. Cosa hai detto? Parkour, Minecraft. Hai detto... Avete usato di nuovo il jolly di Minecraft. Sì, l'abbiamo già usato, Dario, Minecraft. Infatti no, adesso Dario, non lo volevo dire di nuovo. Allora, ragazzi, ragazzi, possiamo metterci d'accordo sulle opinioni? No. Sì. Ci vorrebbe proprio un format settimana prossima per questa cosa. Allora, ragazzi, sono rimasto solo io sopra, mi fate paura. Ragazzi, sono senza parole. Tira su, niente. Ragazzi, niente. Non ce la potevo fare. Allora, in quel blocco ho io singolo. un'idea. Sì. Voi saltate quando salto. Scusate io. Scusate un attimo, posso farvi notare un dettaglio della mappa? Sì. Guardate qua. No. Guardate qua, un semplice mucchietto d'ossa. E quindi? No, non ha niente a che fare con la... No, ma io ho paura che sto video veramente poi dopo me lo bannano per i vari argomenti. Zoom. 150. Questa è un'argomentazione che vorrei portare davanti. Nonostante tizio 20 davanti. Si chiami così. Ma che vuol dire portare un'argomentazione davanti? No, aspetta, ma non hai sentito l'inizio? Ma che di costruzione della frase è? No, ma senti, tu non hai sentito l'inizio della frase. Nonostante tizio 20. Cosa? Voglio saperne di più. Puoi rimettere il la scusa, non è ridendo. Fai il checkpoint. Nonostante tizio 20. Nonostante tizio 20 si chiama così, vi assicuro che non esiste una versione precedente né una successiva. Questo è un meme che già facciamo nei video nel 2018, però sempre ride. Tipo io ti dicevo allora, in un mio video hai detto. Sì, cosa gli ho detto? In un mio video hai detto: scusate, non conosco questo Emerald, non sono un esperto di geologia. Oppure a lui gli dicevo tipo dove cazzo hai messo tizio 19. Possiamo ricominciare? Oddio. Ma io non sto giocando più, ragazzi. Devo finirmi le lacrime una... Ragazzi, c'è qualcuno in chat che mi ha detto siete su Azin Hotel. Azin Hotel. Ma sto video, ma che cazzo di video carico io sul canale? Sto video non ha senso. Oddio. Ci sono, vai. 3, vai. 2, 3, 2, 1, 3, 0. No, ragazzi, scusate, il fatto è che non abbiamo bevuto proprio niente, capite? Questa è tutta la... No. Che palle. Ma il punto è che da chat non sa che questa roba continuava anche da mezz'ora prima della live. Sì, è vero, sì. Infatti ci stavamo dicendo, aspettiamo la live per dire scemenze. Ok, 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1. Prima di 3... Vai, ci siamo. Ci siamo. Ma è Mario Kart? Ragazzi, ma che cazzo vedete? Che bello. 3, 2, 1, vai. Oh, ma sparato il guscio. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. Non sai fare assolutamente niente. 3, 2, 1 di Leo, non so più. Continua a dirlo. Stiamo andando bene, quindi vai. 3, 2, 1, vai. 4, 5, piano. No, dove cazzo? Ragazzi, però dobbiamo andare a destra. Stupidi. 3, 2, 1. Chi è andato a sinistra? No, dovete dire 3, 2, 1, vai. Se no non ci arrivo. Vai. Andiamo. Ma sì, però se non vi posso tirare su, che cazzo faccio qua? 3, 2, 1. Madonna, ragazzi, state facendo un fracasso. 3, 2, 1, vai. No, aspettate un attimo. Io sto morendo qua. Leo, che stiamo a terra, e fa 3, 2, 1.
Io non ce la faccio, sto video, io veramente non lo so. Io questo video non lo volevo fare. Non lo volevo fare, ragazzi. Allora, Leo, prego. 3, 2, 1. No, aspetta, vai. Ma... aspetta, aspetta, vai, aspetta, aspetta. Non ho detto il 3, 2, 1, lo facciamo dopo. 3, 2, 1, hai ragione, hai ragione, hai ragione, scusa. Mi sono fatto... aspetta, sono posso andato... bere un attimo, per piacere, ragazzi? Sì, sì, sì. Anche sì. Pondo su Azzin Hotel, dove andremo a finire presto. Ragazzi, cos'è sto Azzin Hotel? Cosa cazzo è un Azzin? Ma magari esiste, che ne so, ed è un hotel a Sharm el Sheikh. Anche Pondo su Azzin Hotel. Ma lo sapevate che eravamo in Lagis? Io sto male, raga. Potete allora darmi un secondo? Scandaloso, anche Drarz su Azzin Hotel. Adesso, raga, basta fracasso. Leo, a te la vai parola. Io su Azzin Hotel vorrei essere doppiato da Rossi Caputo. Allora, mi fa ride Azzin Hotel. Leo, dai, stiamo ai tuoi numeri. Pronti? 3, 2, 1, vai. Questo no, questo no, questo no. Aspetta, 3, 2, 1, vai. Ok, 3, 2, 1, vai. Ma 3, 2, 1, a posto. Fate un applauso, no, consueto, aspetta, per Leo. Collettivo, oh, volevo dire. Lo premiamo il bottone, No, ragazzi, non sì c'è nessuno, nessun Bonzon Hotel nella bomba. Allora, pronti? Bonzon Hotel! Non credo ci sia un alloggio in quella zona, essendo una parte davvero disastrosa, in cui, cioè, io non andrei a pernottare lì. Siamo arrivati, ragazzi, mi avete fatto ridere così tanto che avete attivato il mio superpotere di non riuscire più a ridere, perché sennò tossisco e muoio. Cos'è questo? Male, infatti ho gli occhi lacrimanti. Leo, hai una pedana a pressione dietro, stai attento. Oh no! Oh no! Che oh fa no la pedana a pressione? Oh. Ah, è a tempo, via. Vai, 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 Leo, vai, vai. No, questo non serve, qui è troppo velocità, okay, non avrei tempo. Serve 3, 2, 1, vai, 3, 2, 1, vai, 3, 2, 1, capito, non... Questo è lo stesso. 3, 2, 1, vai, 3, 2, 1, vai, 3, 2, 1, vai, 3, 2, 1, vai. Secondo 3, 1, me cadiamo, vai, a breve. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1, vai, 3, 1, vai, vai, 3, 1, vai, no, 3, 1. No, forza, forza, ragazzi, forza, ce forza, l'abbiamo fatta, ce l'ho, ce l'ho fatta, ce l'ho, vai, 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 vai. Godo, godo il King del Game. Lego Ninja. Wow, è stato easy, è stato easy. Allora. Ok. Vai, Leo. Un attimo, devo prepararmi. Ce la puoi fare. L'hai fatto tante volte. Ce la puoi fare. 3, 2, 1. Via. No, ho sbagliato. No. Ho detto, no, ma io fatto... ho visto Dlarz e mi sono fidato, hai detto di un compagno. Via invece di vai. Scusatemi, ragazzi, ho fallito. Chi sono questi cornuti? Ah, salite sul toast. 3, 2, 1. Via. Però, ragazzi, stiamo andando. Sì, quando finisce questo gioco di merda? Porca miseria. Dobbiamo fare le found. Che c'hai contro Ta Supreme? Oh, sono scivolato. Ah, The Whispering Vault. Ecco come si chiama questa zona. Vabbè, questa non fa tanto ridere. Conosci Ghost Whisperer? Io no, conosco solo Desperate Housewives. Certo. Ghost Whisperer è un... Oh, una pool. È un... Oh, si va sotto? Come si scende? È una serie TV con protagonista una ragazza che vede i fantasmi. Sì, lo conosco, sì. L'hai mai vista? No, mai vista no. Che ne pensi? Che Azzin Hotel è meglio. Certo. Prima mi hanno scritto Azzin Hotel è una serie TV che sta su Prime Video. I fact checker hanno confermato che è un'informazione vera. Grazie. La Bonzone. Abbiamo superato la Bonzo. Momento respiro, dobbiamo un po' calmarci. Sì. Sto facendo dei lunghi respiri per sbloccarmi. No, hai appena, bro, hai appena scritto English or Spanish, hai appena rovinato il mio umore, ma non hai visto che stavo ridendo come un matto. Vincent, sei una delle persone più terribili che abbiamo mai visto sulla faccia della terra. Come fai a sapere il suo nome, Leo? Ah, era lui, ne ha sparato uno a caso. No, come... Non è vero. No, dai, l'hanno bannato. Non era necessario bannarlo. Dai, spannalo. No, ma se avesse avuto la sub non era bannato. Vero, vero. Ragazzi, fate l'abbonamento. Cosa non fa questo bottone? Aspettate, ragazzi, mi stavo tagliando il naso. Mi stavo soffiando il naso. No, ragazzi, non abbonatevi. Iscrivetevi al mio canale. No, abbonatevi al mio.
Cosa fa questa pedana a pressione? Serve. Ah. Serve per qualcosa. Sono caduto. Ah, dobbiamo premerle tutte, forse dobbiamo prenderle tutte. Ah, certo. Ma tanto non serve, dobbiamo scendere. Faldo, tiraci su. Perché sono caduto? Scendere? Se, Dani, tiraci su. Perché l'altro bottone è qui. Ah, forse vanno premuti entrambi assieme nello stesso momento? No, allora, devono diventare tutti verdi. Ragazzi, e ora l'ultimo è là sopra. Allora attivate qua, la campanella. E quindi dobbiamo fare il parkour. Oh, capito, attivate la campanella. No, se non ci arriviamo. L'hanno fatto, almeno sono sicuro che l'hanno fatto. Allora, sì. Ragazzi, chat. State rompendo i coglioni. Venite di qua. Allora, no, qui non abbiamo istruzioni chiare. Leo. Parkour? No, non ce la faccio più. Ho fallito prima, non mi sento più a mio agio a dirlo. Mi spiace, prima ho detto vai invece che via. Cioè... No, hai detto via invece che vai. Lo so, però... Vai. Ormai ho paura di fallire, vivo con sedia, questa... Sedia, ci tiri su? Certo. No. Sedia, ci tiri su, per favore. Oh. Tiraci un po' su di morale, dai. Di la tua catchphrase solita. Gaming. Ma perché? È un meme. Che stupido. Sedia, ci tiri su. Mi piace come sei detto tirando. Gaming. Per te era è un meme e per me era ma vero? Ma quello è nel privato, ma vero. È vero. Tira su Poldo. Ragazzi, su però tu. Potete mettervi d'accordo sul fare... Ora l'ultimo grazie. È qua. 3, 2, 1, vai. Scusa, merda, se lo dice bene. Non è la merda, se lo dice bene. Non è la stessa cosa detto da lui. Fatto. Non è la stessa cosa, Leo. Oh, Sedia, guarda cosa c'è! Cosa? Dani... La fiaccola? Fatemi andare. Dani, devo confessarti una cosa. Nonostante so che tu hai un trauma riguardo, io spesso estraggo caccole dal mio naso e le mangio. Sedia, vieni qua un attimo. Ma è inammissibile! A posto. Vai. Andiamo. Poldo, vai avanti. Poldo, sei uno schifoso comunque. Ragazzi, è questo quello che fanno al 41 bis? No, no, guardate ragazzi, è questo quello che fanno i dipendenti delle aziende. Madonna va bene santa. Ragazzi, era una battuta su Sisifo e la ragazzi, mitologia. Ragazzi, io sto diventando quantico. Vai più oddio, Leo sta diventando globale. Leo sta diventando worldwide come Pitbull. Vai, andiamo alla rete e basta. Va bene. Come fa fare questa cosa? Leo! Scusate, ero diventato quantico. Se posso fare anch'io? Hai fatto di nuovo. Allora, fermi. Qua lo sapete, stop. Sedia, premi spazio. No, mi piace troppo. Fermi. No! Cosa è successo di preciso? Godolo, dobbiamo fare di nuovo. Abbiamo fatto un epic fail? No, non dire epic fail. Siamo nel 2024. Scusate, ho sbagliato la temporale. Ma che è Pavigene? Puoi mettere editor quella canzone fa quella di Scrubs, la sitcom. No raga, non sono riuscito a partire. Mollati, Blood si impicca diretto. Sì. Scale. Oh, guardate. Starway to Heaven. Ho sbagliato canzone. Amona, Starway to Hell. Piano. Ma aspettaci. Ragazzi, non era un top 10 epic fail, per favore. Epic fail nei video. Ah, scusate, raga. Ho top 10 epic win. Ok, andiamo avanti senza sedia. Ciao. Ma c'è un satana di fuoco qui di là. Potete salirmi? Tu ce l'hai iTunes. iTunes. Ma merda, Sedia, se sei salito in fretta, ma hai visto che fico? Ok, allora salite. Salite sul grosso Girolamo. Non si chiama Girolamo. Girolamo trombetta. Girolamo. Mi piace che a caso qualcuno si mette a fare. Bro. Va bene. Come fai a sapere di Girolamo Saltate. Trombetta? Bro. Okay. Cosa? Come fai a conoscere Girolamo Trombetta? È il Luca. No, sei sicuro? Che vuol dire il Luca? Ho sbagliato. È il Luca. Che significa il Luca Girolamo Trombetta? Ammissione di colpa. Sì, Luca. Proprio. È il Luca? Luca è Girolamo Trombetta.
What? Ragazzi, la smettete di non invitarci nelle pesce. Vostre battute? Questa io è non l'ho un visto, c'è un personaggio chiamato Girolamo Trombetta? Sì, quando si presenta lì fa Girolamo Trombetta, gli fa che vuol dire? Ma Girolamo dire. Trombetta era il mio amico immaginario di quando ero piccolo. Davvero c'è un personaggio che si chiama Girolamo sì. Trombetta in quel film? E lui gli risponde Luca Paguro. Ok, questa cosa è strana. Ragazzi, non so potete smetterla. Potete Leo, sì. Che ci fa lì? Io resto lì. Raga, ma davvero? Raga, smettetela, non mi interessa. Ma che cazzo dici? Ah. Luca è un film della Disney, certo. Potete verificare la cosa? Girolamo Trombetta, il nuovo Big Luca. No, ragazzi, non credo che segue il Luca. No, Girolamo Trombetta era un mio amico. Tanto giocava a calcio. Non so perché non mi piaceva il calcio da piccolo. Però il mio amico immaginando giocava a calcio. Zio, po'. Merda, raga. Perché Fra, ma tu sei della Juve? La Juventus, intendevi dire? Godo! No! Godo, l'ha detto. 3, 2, 1. Vai. Paolo, tu ti trasferiresti a Torino solo per la Juve? No, oddio, se avessi un attico da 800 euro ci penserei. Sei di assalto! Ragazzi, via! Ok, di nuovo via, pronti? Di nuovo, 3, 2, 1. Ma poi la catena non si incastra nei pali, questa cosa è fuori dalle leggi della fisica. Tu non devi pensarlo, no. Oh no. 3? 3? No, non dobbiamo saltarla. 2? Ah sì. 1? Qua. Guardate questo ceppo di legno caduto. Ceppo è un po' una metafora. 3. 2. Ottimo lavoro, ragazzi. Ottimo lavoro, ragazzi. Procede a cadere. Qualcuno mi risalga. Mi risalite? Ritiraci su. No, niente. E oh, ragazzi, non sempre nella è colpa vita di, si può. È colpa. Si può. No, di nuovo. Due pa. Le parole, Fra, comunque. Scusate, sto perdendo delle sillabe. Voglio risparmiare. Sì, io restavo. Due. O come direbbe un sarto. Un sarto di nuoro. Non l'ho capita. È un nuoro. È una città della Sardegna. Lo stato? È leirata questa battuta? Sì. Ci sono dei layer regionali. Saltate. Perché ciao, Daumon TV, grazie del Prime. Abbonamento Prime, non della serie TV. Asi, Prime Video? Ragazzi. Sì, quelli che hanno fatto Azbin Hotel. Sì. Certo. Paolo, il prossimo che si sabba, puoi dirgli, fottiti il suo nome. Ok. Fatelo subito, chat. 3. Vi aspettiamo, bravi ragazzi. Su. 2. Brutti quartieri. E tu sei io andato dritto al di là. Ma c'è un problema. Ma sei proprio problema. Andato dritto. Non ma hai neanche visto. Ho un problema con questa parte. Ho un problema con questa parte. Tirami su, Dani. È che io riesco. Oh no. Porca troia. Aspettiamo, sentiamo la scusa di sedia. Mi piace Azbin Hotel. Sì, adesso fai un video chiamato tipo reagisco ai gacha, queste robe. Ai gacha Azbin Hotel. Ragazzi, Azbin Hotel non ci sono è una serie incredibile. Azbin Hotel, spero. Certo che ci sono i gacha di Azbin Hotel, ma tu ti senti Kondo? Ti si rendi conto? Madonna bro, tu dopo la live devi fare una delle ninne più grandi dell'universo col sorriso. Spero che tu sorrida stanotte. Big Ninus tonight. Allora. Losers, tutti losers. Ma come vi permettete? Grazie a pasta. Anzi, no! Fotti di pasta con il sushi. Esatto. Minchia, 3? Pasta con il sushi effettivamente 2? Fa schifo. Uno? Ma io vedi che secondo me la pasta con il sushi non è male. Ma questi mix, tipo gli hamburger di sushi o la pasta col sushi, alla fine sono buoni. Guarda che queste due cose non le devi portare in live, eh. So che sono un problema. Leo, ti sto cercando di salire. Io sto cercando di salire, ma mi trascinano in giù, hanno il culone. Salite qua, provate a salire. Ok. Skill issue. A posto. Skill issue, hai detto. You are a loser, baby. Dai, mi tirate su, ragazzi. Azbin Hotel e vita, mi vanto di esserne fan dal 2019. Pure io, Fra. Puoi bannare questo utente dalla chat. Anzi, no, prima che lo banni, bro, sei ripugnante. No, dai, ma perché? Anche a me piace Azbin Hotel. Sono anch'io suo fan. No, ragazzi, dal 2019. Chi è caduto? Io no. Tutti. Ma perché Azbin Hotel è diventato un.
Ciao, vabbè, ragazzi, in giro. Io direi che abbiamo giocato abbastanza. No, abbiamo ancora 13 minuti di content. No, 13 minuti, bro. 13 minuti. C'è scritto nel contratto che hai firmato tu oggi pomeriggio. Quando hai detto va bene, dai, ci sono. Salitemi. Va bene. Ma dai, siete tutti degli scarsoni. Chi è stato Firmo? Banno dalla chat. Banno dalla chat. Banno dalla chat. Zitto. Ti rifai il letto tua mamma, probabilmente. Muto. Wow. Ora ho capito perché Danny ha smesso di fare le live. Ciao Danny, sono un tuo grande fan, ma ti volevo dire che nel video di oggi giusto una cosa che non mi è piaciuta. Zitto, coglione. Piangi un po' meno forte. Tre, non è l'onomatopea del pianto. Chi è stato a piangere? No, mi si è resettata la chat. Oh no! Ti sei resettata? Adesso sono tipo tutti... Ciao Poldo, come va? Tutto bene? Oh, bella, ciao Poldo, questa è la live. Mia prima live. Si è resettata la chat. No, ma perché la vedo, tutto bianco? Aspetta, è tutta nuova gente, non sai chi sono. Ma lui chi è? Aspettate. Ragazzi, chat, non vi resettate mai voi che ci ho messo un sacco per imparare i vostri nomi. Allora, piano. Ciao Sede, mi sono appena sabbato, come stai? Malissimo dopo sta live. Se non te la sei vista tutta, vattela a rivedere dopo la live. Mi piace comparsa. Che qualcuno si mette a fare Around the World. No, non è vero. Ecco fatto. Around the world. Ok, vai, ci siamo. 3, 2, via. Allora, facciamo fare il primo al salto sedia. 3, 2, 3, via. Allora, questo lo fa solo sedia. Parti solo te, sedia. Ok, adesso vado solo io. Ora solo Dani. E ora... Aspetta. Ok, quando risali. Perché non ascoltate i comandi di Leo, per favore, che è molto più schillato di tutti noi. Effettivamente Leo ha detto salta, non cade. Qui dobbiamo farlo tutti e quattro, non possiamo andare una volta, la catena è troppo corta. 3, 2, 1, via. Vai. Ok. Ottimo lavoro. Nel 3, 2, 1 ho visto Dani cadere nel mentre stavo già piangendo. Ma perché io non sono ancora così bravo, scusate. Cos'è questo rumore di aggrazione? Oddio, raga, abbiamo finito il gioco? Abbiamo finito il gioco? Secondo me sì. Ragazzi, okay. Sul barile? È un sacco, è un sacco! Scrasoni, come ti permetti? Sium. No, sium, sium. Se torniamo alle pedane, è finito il gioco. Hanno bussato. Chi era? Chi era? Max Gazzè, apro la sua porta. Oh, Max Gazzè! Ragazzi, voi non lo sapete, ma Sedia odia Max Gazzè perché una non volta è stato sotto casa sua. No, non è vero, non è vero. Solo perché trovo solo lui quando cerco il lungo gazebo da comprare. Quella è una fiaccola? Che schifo questa qua, che schifo. È stata ripugnante come gag. Sedia, ferma, ragazzi, no, andate solo lui quando cerco un gazebo. Ma che vuol dire? Ragazzi, sto chiudendo il gioco. No, fermo, ritiriamoli su. Ragazzi, siete davvero poco antipatici. Infatti, siamo simpaticissimi. Va bene. Siete degli animali. Va bene. Mats gazebo. Avvierò la vendetta atomica. Con chi? Contro di te. Ah, lo sai che io sono più forte, non puoi farlo contro di me. Salta, Poldo, salta. Salta, Poldo. Smettila di correre nel nulla. Max Gazebo. A me fa ridere. Poi ti faccio la musica epica, continua. Io quando provo a insultare qualcuno. Tranquillo, ho già... Ma dove sono, ragazzi? Ti rendi conto che io posso fare il Kaioken e tu non sai manco cos'è? Ma tu ti rendi conto che io ho appena nuclearizzato la tua famiglia? E quando tornerai a casa lo scoprirai? Mai avuta. Ragazzi, io non riesco a salire. Siete voi salta, la mia famiglia. Salta, salta, salta. Saltare. Oh, ce l'ho fatta. Ma quindi sei nuclearizzato da solo, Poldo? Sì, no. Siete voi la mia famiglia. Adesso stupidi. Quando torni a casa trovi un buco al posto della tua abitazione. No, proprio un cratere. Questo perché mentre tu ridevi e scherzavi di me, minaccioso. Io ho invocato ragazzi, un potete scegliere un lato, cielo per favore. È caduto e ha disintegrato la tua abitazione. No. Ride bene chi ride ultimo. Perché ride ultimo di solito.
Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei dirti che... Apra. Guardate, apra, ragazzi, parola, Daniel Carafa. Ma cos'è questo? È un cactus? Ah, no, è una statua. Scusa. Hai finito il gioco, complimenti. Infatti sì, questa qua mi sembra... Aspettate, forse... Raga, non abbiamo finito, basta che guardate sopra di voi quanto arriva in alto ancora. Guardate quante cose ci sono. Almeno due. Guardate in alto. Sì. 3 minuti. Siamo soltanto bagagli. Ciao Sictoni, ti ringrazio per la sub. Ma siete caduti? Siamo soltanto bagagli. La supporta. Su. Leo. Questa gag sta durando troppo. Su. Quale gag? Merda, ragazzi. Ma non riuscite nemmeno a camminare su un alberello? Ma come ci siamo ridotto? Ragazzi, per favore. Dai. Giochiamo ma chi ha votato su FNAF? Io gioco solo a FNAF e Undertale, Poldo, mi dispiace. Madonna e Dio, ma va a fare la è la canzone di Ultimo, siamo soltanto bagagli. Gioco solo Undertale. E guardo solo Disney Channel e... Ragazzi non guardo... piano, facciamolo in silenzio questa parte, ok? Non c'è bisogno di insultarmi in chat, ragazzi. A me fa ridere Max Gazebo, ok? Smettetela. Coglione. Ecco! Scusate, ma era troppo succoso. Ma doveva dirlo. C'era anche il tempo come una cazzata. Ma sì. Voi non dovete ascoltare quando parlo con la chat. E allora perché invece Danny non fa una serie su Undertale? Ragazzi, Danny non fa serie su giochi mediocri. Ora come ora sta facendo Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Oh. Che è un gioco mediocre. Ma poi raga, Undertale mi piace, ma poi dopo sapere che poi ci viene la gente a scrivermi: ma Dani, ma in realtà Papyrus non ha detto così perché la lore. Allora non mi passa la voglia, capito? Sempre, hai una serie su Hazbin Hotel. Sempre Dani che sulla saga di Cell ha parlato per 45 minuti senza, perché c'erano tante cose da dire. Senza interruzione. Perché c'erano tante cose da dire. Il video dura così tanto solo perché c'erano effettivamente tante cose da dire. Niente sbrologio o altro. Il video di Cell dura 30 minuti, ma la rec durava un'ora spaccata. Ragazzi, guardate dove siamo. Aquaman. Bello, mi piace. Water. Io ho un po' paura dell'acqua. We are Aquaman. Mi devo scendere così. Wow. Sì. Bello, di qua. Ragazzi, si è incastrato. Guardando in alto. Guardi in alto e vai avanti. Ragazzi, sono Taylor Swift. Non si vede che giochi solo a giochi come Undertale in cui non c'è gameplay. No, ma che cazzo. Da tutti nella stessa parte, qua sopra, guarda che sostanzialmente sì. Giochiamo agli stessi giochi noi. Di qua non è minchia, un acqua ragazzi, maze. Ma è un acqua maze. No, sì. Nessuno mi aveva quella avvisato. Quella è l'entrata sedia. Potrebbe essere guarda che di là non c'è più complessa del bone maze. E dove dobbiamo andare allora? Di là di probabilmente. Nonostante ecco, le pergamene non narrano di questo raga, labirinto. Però per favore. Ma che cazzo? Ma che hai? Di qua dobbiamo andare. Perché, veramente perché ti sei scaldato? E perché mi state facendo? Perché fa? Aspetta, qui c'è un buchetto. Però non inalberarti, va bene? Ragazzi, Dlarz si è incastrato. Ma ci aspettate un attimo. Dlarz si è incastrato. Ma lo immaginate in un viaggio? Noi andiamo all'autogrill. Esce Bold e ragazzi, Dani si è ragazzi, incastrato. Facciamo un vlog noi quattro in viaggio, ma siamo veramente incatenati tutto il tempo. Vi prego. Non sarebbe una bruttissima idea. Lo vorreste vedere, chat? Vi prego, dite di no. Siamo in una situazione bagnata. Ma che messaggio in chat è? Ma perché scrivete ste cafonate? Oh. Gennaro Mosconi. Checkpoint. Ma come, quindi quelli di prima cos'erano? Qui c'è una freccia. Aspettate un attimo. Ehi Siri, cosa significa checkpoint? Significa non ci posso credere. Hai finito il gioco. Avete sentito? Ma no, ragazzi? C'è ancora. Ma cosa abbiamo ancora 4 silenzio, minuti? Silenzio, silenzio. Ah no, avevo fatto partire Spotify, scusate, ecco. Okay. Andiamo avanti. Allora, 3. Ma io non vorrei continuare, ragazzi. 3. Dai, un altro po'. 3, 2, 1, via. Funziona ancora.
Let's go. Ma io mi sono annoiato di questo gioco. Vorrei refound. Invece Leo hai sbagliato perché dicevi vai e hai detto di nuovo via. Questo ti getterà nella depressione più assoluta. Ragazzi, allora, se dobbiamo chiuderlo qua, qualcuno di voi si deve inventare un outro. Quindi inventiamoci qualcosa da fare per l'outro. Ce n'è una che suona benissimo, l'ho inventata ora, fa. E grazie a tutti. No, non quella. Danny, facciamo la tua outro, ma ognuno fa uno strumento diverso. Ma come dobbiamo abbassarci qua? Penso che qualcuno deve cadere. Ho capito. Oh no, siamo caduti, il gioco è finito. Oh no. No, che palle, dobbiamo rifare l'acqua maze di merda. Ma quello non è un checkpoint allora. Gioco, basta, io lo chiudo. No, sì, però dai, allora, inventati un outro per la mia chat. Un outro? Ok. Sì. E grazie a tutti sgabelli per essere stati seduti a guardare la live fino a quest'ora. Sei un cretino, sei. Io vi ringrazio per aver fatto tutte le vostre sub sgabellose e ad aver passato una sgabellosa giornata. Una sgabellosa serata, ragazzi! Lo so. Sono veramente deluso da te. Ho cringiato, ha detto la chat, va bene. Da me no, però, perché ho solo detto una cosa io, l'idea di Poldo. Posso farne una io per Poldo? Certo, vai. Chat, sono veramente deluso da voi. Oggi avete fatto pochissimi abbonamenti. Penso che con questa cosa non potrò andare avanti. Questo mese ho guadagnato solo 7.000 euro e io non so più come andare avanti, veramente. No, se Poldo, voi ci tenete al mio ciccio. Content. Scusami. Ora è una denuncia a tuo carico, lo sai, vero? Minchia, sì. Oh, merda. Vai, allora. Vai. Ultima outro. Questa la fa Dlarz per Leo. Questa è per il... tocca io te... non faccio no. le sei dietro l'outro. Di fare l'outro per Dlarz per il video. Importante. Iscrivetevi al canale, lasciate like e sium, pure un commento però. Ma io non lo farei mai in questo modo proprio da scarso, da inadatto. Vabbè, basta. Ho staccato la mia rec. Procede a insultarmi. Ho staccato la mia rec. Save and quit the game. Oh, allora dopo Steam, questo mi aspetto il prossimo video intitolato Io, Poldo e Dlarz e Leo non siamo più amici. Sono d'accordo. Cazzo. Ho bullizzato. Sei ancora in live? Sì. Abbiamo risolto il problema, ora siamo più forti. Senza Poldo. Non c'è più Dlarz. No, Poldo c'è ancora. No, mi si è chiuso tutto. Ecco, a posto. Siete dei cretini.